Meno di 3 mesi dopo, un giorno di regno veniva dato alla Scala. La prima e unica rappresentazione di un giorno di regno. Oh, se il pubblico avesse, non dico applaudito, ma almeno sopportata in silenzio quell'opera. Scriverà un giorno Verdi, cui ancora molti anni dopo quell'insuccesso bruciava. Juan, va su con la Badari! Dai, va su con la Badari che andiamo a casa! E Verdi conclude. Con l'animo straziato dalle sventure domestiche, esacerbato dall'insuccesso del mio lavoro, decisi di non comporre mai più. Lasciò la casa al Carrobbio, dove aveva vissuto con Margherita. Spedì quei pochi mobili a Varezzi, ma non volle ritornare a Busseto. Andò ad abitare una povera camera mobiliata in un quartiere della vecchia Milano. Cosa fece in quei mesi? Niente, ci dice Verdi. Ero sfiduciato, né più pensavo alla musica. Molto, diciamo noi. Si scioglieva faticosamente quel groppo che aveva dentro. Si maturava. Mangiava in una piccola osteria di Piazza San Romano, che oggi non esiste più, con 25 soldi di lire, tutti i giorni, tra le 5 e le 6. Una sera, è questa forse la pagina più famosa nella vita di Verdi. Sentiamola con le parole di lui. Quando una sera d'inverno mi imbatto nel Merelli. Uè, Verdi, cosa fai qui? Ho mangiato qui. Vieni, vieni. Nevicava a larghe falde. Merelli si recava a teatro e, pigliandomi sotto braccio, mi invita ad accompagnarlo. Madonna che neve. Vieni, vieni a teatro con me. Senti un po', ma cosa stai facendo di bello? Niente. Niente? Beato te che non fai niente. Almeno non ti trovi nei guai, come me. I guai e grossi. Ghiumi con il Nicolai. Pensa che non gli piace il libretto. Il Nicolai sto deve scrivermi un'opera e il libretto che c'ha non gli piace. Dico, un libretto scritto dal Solera, bello, pieno di situazioni drammatiche grandiose, bei cori, bei versi, ma lui niente, duro. È proprio un Tudesc. Non piace, non pello. Certo che se avessi sotto mano un libretto sul tipo di quel proscritto che ti avevo dato. Un libretto come il proscritto mi salverebbe la situazione. Beh, se si tratta di questo, ti levo io d'impiccio. Non ho scritto una nota del proscritto. Te lo ridò indietro se vuoi. Eh già, questa qui sì che è un'idea.
Il proscritto? Sì, il Nicolai mi scrive il proscritto. E perché no? Ah, ma lo sai che ho avuto una bella idea. Bravo, bravo, Verdi, vieni, vieni. Dove? Ma la scala, non è detto che mi accompagnavi. Certo che lei ha una bella neve, eh. Poi da ieri che non smette mai. E così, tenendomi sotto braccio, si arriva in teatro. Sa se c'è ancora il Bassi. Bassi? Neanche no. Bassi! Vuoi vedere che se n'è andato? A te chi? Bassi! Ma cosa fa qui a quest'ora che è così tardi? Sbrigavo del lavoro, no? Ma quest'ora si sta a casa, si sta mica qui, no? Se stavo a casa e non mi trovava qui, cos'è che voleva? Guardi di là nell'archivio, ci deve essere un libretto, il proscritto, quello del Rossi. Me lo trovi subito che l'ho bisogno, sì, eh? E poi a casa, stora qui, non si sta mica qui a lavorare, si va a casa, si va a dormire. Verdi, ma non stare qui al freddo. Potevi aspettarmi nel mio ufficio, che c'è il caminetto acceso. Qui fa un freddo che si gela. Vieni, vieni, vieni qui al caldo, va. Fa freddo. Eccoci qua. Ciumiarelli, il proscritto l'ho trovato. È qui. Ah, sì, bravo, grazie. A dormire, mi raccomando. Sì, va bene, appena che ho finito vado. Sì, quando è finito. Ah, Verdi. Sì? Tieni, guarda. Che cos'è? È quel libretto del Solera che a Nicolai non piace. Oh, un argomento magnifico, eh. Tieni, tieni, leggi, leggi. Guarda se non ho ragione. Era un copione a grandi caratteri, come si usava allora. Nabucodonosor. Ah, sì, l'argomento è quello del ballo di 3 anni fa. Ma devi leggerlo. Il balletto si chiama come? Nabucodonosor. Oh, Nabucodonosor. Già. Babilonia. Lungo le rive dei fiumi di Babilonia, noi sediamo e piangiamo. Oh, non c'ho più voglia di leggere libretti. Ma leggilo, ti dico, ti sciupi mica, no? Dai, domani me lo porti. Tieni. Prendi. Lo faccio in rotolo e salutando Merelli mi avvio a casa mia. Beh, allora, buonanotte. A domani. E leggilo, eh? Ah, Verdi. 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 Mm. Verdi, passa dal teatro che ho lasciato chiusa la porta di servizio, eh? Ciao. Sì. Strada facendo, mi sentivo indosso una specie di malessere indefinibile, una tristezza somma, un'ambascia che mi gonfiava il cuore. E così rincasai.
Cadendo, il libretto si era aperto. I miei occhi fissarono la pagina che stava a me innanzi. E mi si affaccia questo verso. Fa pensiero sull'ali dorate. Dorate. Va, ti posa sui clivi e sui colli. Laure dolci. Erano quasi una parafrasi della Bibbia, di quella Bibbia che io leggevo sempre. Del Giordano le rive saluta, di Sion le torri atterrate. Erano quelle lamentazioni di Geremia, composte in un tempo che ora gli pareva così lontano e felice. Margherita che cantava nel coro, la calda cucina di Barezzi, la signora Maria che preparava il vino caldo, il focolare acceso. Nella Bibbia questa è una delle pagine più toccanti. Il popolo ebreo prigioniero, trascinato in catene a Babilonia, che esiliato piange la sua patria lontana e perduta. Oh mia patria. Oh mia patria, sì bella e perduta. Sì bella e perduta. E perduta. Oh mia patria, sì bella e perduta, rimembranza sì cara e fatale. Fermo nel proposito di non scrivere mai più musica, faccio forza a me stesso. Chiudo il fascicolo e me ne vado a letto. Ma sì, Nabucco mi trottava per il capo. Il sonno non veniva. Leggo il libretto non una, ma due, tre volte. Merelli aveva ragione. Il libretto era bello, ma soprattutto pareva scritto apposta per Verdi. E dopo mesi e mesi di aridità, aveva fatto scattare in lui quell'ispirazione che pareva esaurita. Con l'andare semplice e solenne della Bibbia, narrava di quel popolo ebreo, vinto ed esiliato, che prega e piange, mentre contro di lui si accanisce il popolo superbo dei vincitori. Ne nascevano due grandi voci contrastanti, l'ira degli uni e il pianto degli altri, la violenza contro la preghiera, contro la musica solenne della Chiesa, lo scoppio guerriero della banda. Ah, sei venuto. Hai letto? Sì. Bello, eh? Sì. È bellissimo, bellissimo. E allora metto in musica. Ah, ma neanche per sogno.
Mettilo in musica, ti dico. Dai retta una volta tanto al Merelli. Mettilo in musica, ti dico. No, no, no. Vai a casa e lavora, su. Ma ti ho detto forza, che... Vai. Io... Merelli! Vai! Che cosa fai? Chiudi a chiave, cosa vuol dire? Vuol dire che finché non mi hai scritto i versi della profezia, tu non esci di qui. Ah, io non esco. No, ma ascolta un momento, Solera. Guarda qui che cosa dice la Bibbia, guarda qui. Con parole così giuste, perfette, senti. Ma chi piange, basta, alzatevi. Mi devi dar retta, ascoltami, ascoltami quando ti dico che solo così è bello. Ma cosa vuoi che interessi quel piccolo duetto misero proprio al finale del secondato? È cosa sbagliata, dov'è la tua grandiosità? Il coro che precede fa... Vieni in fondo al patire, virtù al patire, virtù. E qui il profeta Zaccaria interviene. Chi è che piange? Alzatevi! Sentite quello che vi dico. Verrà un giorno in cui questi luoghi... Dai, scrivimi questa profezia, dai. Va, vediamo sta Bibbia qua. Verdi si è ritrovato nel lavoro. Il Nabucco, anche noi chiamiamolo così, è finito, tranne questo finale. Vi ha lavorato tumultuosamente, versandovi dentro tutto ciò che da un anno accumulava di violenza, di disperazione, di amore. Vi ha messo i cori cantati in chiesa tra l'incenso, gli scoppi della banda suonata al sole della piazza, il grande fiume di Babilonia lungo il quale piangono gli ebrei, che è il Po. Com'è che termina questo tuo coro? Oh, chi piange di femmine imbelli? Chi solleva lamenti all'Eterno? Le sorgete angosciati fratelli, sul mio labbro favella il Signore. Bravo! Sul mio labbro favella il Signore. Bravo! Bella figlia!